ciao, ciao. Ciao. So what you want, I got what you need. Ciao bella a tutti ragazzi, sono Italo, siamo qua in un nuovissimo video e siamo ancora con la terza parte ragazzi di Come Vorrei Black Ops 4 e oggi siamo qua con le serie uccisioni. Allora partiamo subito con il dire ragazzi che praticamente quello che intendo io in questi sulle cose che io per adesso sto dicendo, per esempio le armi, le serie decisioni, le modalità che poi farò più avanti, praticamente io voglio intendere che ci siano alcune armi, cioè che ci siano praticamente le armi che ci assomigliano. Non dico che proprio ci devono essere per forza quelle lì, è solo come vorrei che fossero alcune armi, per esempio. Comunque ci tengo subito a parlare, a dire subito il video ragazzi, che mia mamma sta facendo la pasta con ragù e salsiccia. Io sinceramente c'ho una fame che non ce la faccio più, perciò adesso sono l'una del pomeriggio, sto facendo il video adesso. Per quando si caricherà ragazzi io vi dico buon appetito a tutti quanti adesso. Niente, comunque mi è piaciuto lo scorso video ragazzi, che siete stati davvero un bel po' a commentare. Mi è piaciuto davvero perché cioè mi sono sentito coinvolto, possiamo dirlo, ed è davvero una cosa che mi piace ragazzi, e questo mi spinge ancora di più a fare video e a divertirmi, soprattutto a far video per voi ragazzi. Perciò io spero davvero che siete ancora così partecipanti ragazzi, cioè che partecipate a questo video e a questi video, questi tipo di video. E quindi niente ragazzi, davvero tante grazie. Niente, partiamo subito col video. Allora, praticamente io preferirei come prima serie di uccisione ragazzi l'HCXD, ma vi spiego subito il perché. Non è una cosa che mi piace davvero tanto l'HCXD, e non mi piace davvero tanto perché ogni persona prende e va in giro con l'HCXD finché non trova qualcuno. Ecco, è una cosa che non sopporto, a dirvi la verità, perché penso che una serie di uccisione ragazzi deve avere quel tempo, come per esempio il missile Predator che viene lanciato, boom, c'ha un tempo stimato per distruggersi, insomma, no? L'HCXD io lo preferirei ragazzi con 10 secondi di tempo, nel senso che quando uno prende l'HCXD deve per forza sapere dove poterlo mandare, no? E non mettersi a girare intorno a tutta la mappa, per esempio. Poi l'UAV, contrattacco UAV, che boom, sapete già. Il Predator ragazzi, vorrei quello di MV2 oppure quello di MV3 o quello di Ghost, ma preferisco sinceramente quello di MV3 o di MV2, perché a me su Ghost oppure l'Hellstorm di BO3, che ci si assomigliano sempre, mi hanno sempre dato dei bug, quasi sempre ragazzi. Per esempio lancio questo cazzo di missile e non si distrugge, cioè non si toglie la schermata finché io non arrivi per terra direttamente, finché non arrivi per terra quella serie decisione. Quindi penso che un missile Predator sia molto meglio, che si distrugge quando arriva per terra, punto e basta, perché voi non, magari non ve ne accorgete ragazzi, però fa perdere davvero tantissimo tempo. Poi vorrei il Guardian di Black Ops 2 o Black Ops 3, quello è uguale ragazzi, ma penso che per difendere un punto sia davvero importante. Colpo fulminante, boom, sapete già, colpo fulminante, qua vi farò vedere una bella quad feed. Torretta BO2, sì, la torretta di Black Ops 2 ragazzi, vi spiego anche il perché. Io praticamente su BO2, non so se l'ho già detto anche già in un altro video, praticamente facevo così. Su, avete presente la mappa Raid, mi sembra, quella di Black Ops 2, quella bellissima, che c'era tipo una rotonda al centro della mappa, che non mi ricordo bene come cavolo si chiama la mappa, e praticamente mettevo una torretta lì e potevo tranquillamente, ma proprio tranquillamente difendere il punto. Poi ovviamente ragazzi io vi dico quelle che mi piacciono a me come serie di uccisioni. Poi loro possono anche metterne di più, poi non lo so. Bombardamento ragazzi, penso che un bombardamento a tappeto come quello di Black Ops 1 sia fondamentale per difendere oppure per cambiare il corso della partita. Un bel Talon, che io non l'ho mai saputo guidare, infatti qua vi farò vedere contro i bot ragazzi che non l'ho mai saputo guidare. Preferisco tenerlo addosso a me, insomma, che mi protegga, anche se alla fine non protegge un cazzo, però va bene. Un bel elicottero come quello di
Bobo, come tutti i Call of Duty, alla fine ci sono tutti i Call of Duty, quelli dell'elicottero. L'Aether, ragazzi, preferirei davvero che non si distruggesse l'Aether. Io, sinceramente, preferisco quello di Black Ops 1 o Black Ops 2, che mi sa che quello di BO2 non si distrugge, ma non quello di BO3, perché quello di BO3, insomma, una ricompensa così alta che serve davvero così tanto, e poi non è che ti ammazza, alla fine devi farti ammazzare da quello che l'ha lanciato oppure i suoi compagni di squadra, non è che è una ricompensa che ammazza, perciò non preferisco, insomma, che non si distrugga. O l'unica cosa che deve distruggere un hater sarà un contrattacco WAV che alla fine oscura solo la mappa, perciò preferisco veramente così. L'hater davvero è importantissimo. Nucleo energetico, ecco, il nucleo energetico è l'unica cosa che può distruggere un cavolo di hater. Mannaggia, mi sono comprato che voglio fare video che c'ho fame. Nucleo energetico, ragazzi, perché davvero è butta giù tutte le ricompense possibili, quelli che ci sono. Poi una vecchia ricompensa, ragazzi, che penso che sia piaciuto a tutti quanti: i cani di Black Ops 1 o di Black Ops 2. Eh sì, eh già, ragazzi, Black Ops 1 o Black Ops 2 veramente sono stati bestiali, secondo me, nella storia di Call of Duty, oltre a tantissimi. Poi quando siamo arrivati alla PlayStation 4, insomma, solo Black Ops 3 mi ha fatto giocare così tanto, sinceramente, Poi oltre ai cani, vorrei i robot, come quello di Advanced Warfare, oppure come quello di... boh, non è proprio un robot quello di Ghost, ma è un Juggernaut. Vorrei un robot oppure un Juggernaut che praticamente cioè, sono perfetti per difendere, proprio per difendere punti oppure per massacrare, poi dipende da voi. Un bel Lodestar, che se mi ricordo bene si chiama così, come quello di Black Ops 2, che massacravate. Ecco, una cosa che approfitto per dire, che non ho detto all'inizio del video: secondo me le ricompense alte devono davvero massacrare, perché se uno davvero le prende, ragazzi, deve massacrare, cioè deve essere ricompensato. Ok, adesso io sono sniper, perciò delle ricompense alte non me ne frega niente, però io parlo per tutti. Ricompense alte devono massacrare, ovviamente chi campera deve essere individuato nel radar, che poi magari vi parlerò dopo 5 secondi, ragazzi. Chi sta fermo in un punto deve per forza essere segnalato nel radar, perché se no non c'è gusto altrimenti. Poi... che poi vi parlerò poi in un altro video delle specialità, non lo so, boh, va bene. Elicottero, vorrei l'elicottero di Black Ops 1 oppure quello di ma che cazzo sto dicendo, ragazzi, è la fame che sta parlando. Comunque, Lind, ah ecco, sì, era giusto, stavo dicendo giusto, vabbè, va. Mamma mia, c'è una fame, ragazzi, che non ce la faccio più. Supporto aereo. Allora, vorrei, dopo l'Odessa, ragazzi, vorrei un bel supporto aereo. Un bel supporto aereo che davvero, davvero, quello di Black Ops 1, sinceramente, che davvero massacrava come una bestia. Ed era anche un po' difficile da buttare giù. Vabbè, ci volevano due missili, però se li beccavi, li beccavi. Boh, punto. Poi la connessione lì non ci permetteva magari di beccare tutti come quelli di... cioè, quelli, gli americani, ragazzi, o quelli che avevano una bellissima connessione, che praticamente ti massacravano assolutamente. Quindi appena passavano col mirino sopra di te, boom, eri morto. Altrimenti, cioè, al posto io dovrei sparare, diciamo, un pochettino più avanti o un pochettino più indietro. No, loro sparavano direttamente dove ero io e mi ammazzavano. Vorrei l'Hind di Black Ops 1, ragazzi, che poi vi farò vedere che c'è anche una specie di Hind, diciamo, su Call of Duty Ghost, che è davvero devastante, secondo me. Un bel AC-130 di MV2 oppure di MV3, che a mio parere è una delle ricompense più belle e più assurde che io abbia mai visto su tutti i Call of Duty, ragazzi. Quando ti usciva quella nuclear su MV2, dopo che hai massacrato quella C-130 facendoti le 5-on nello spawn, penso che sia davvero bassa. Cioè, davvero, vabbè, davvero, davvero bestiale. È che sto leggendo mentre dico una cosa, sto leggendo, ragazzi, mamma mia, scusatemi davvero tanto, scusatemi. Allora, la C-130, ah ecco, volevo dire una cosa, ragazzi, gli approvvigionamenti, vorrei anche gli approvvigionamenti, ovviamente, come ci devono essere in tutti i Call of Duty, però lo vorrei un pochettino più alto, non così tanto,
semplice da prendere e non così tanto difficile, con un 70% ragazzi che vi capiti una ricompensa normale, cioè quelle che ci vogliono 600-800 punti per prendere, e il 30% che vi dia una ricompensa alta. Perché dico così ragazzi? Perché giustamente non deve stare a metà oppure all'inizio, no, gli approvvigionamenti devono essere magari all'altezza di diciamo di un nucleo energetico o un aether, ok? Perché può darvi qualsiasi cosa, ed è una cosa che mi fa impazzire davvero su Black Ops 3. Quante partite mi sono state rovinate da questi cazzo di approvvigionamenti. Una volta, vi dico, una volta su Dominio stavo giocando, ragazzi, col cecchino avevo fatto 70 e passa uccisioni e 15 o 19 morti, e vi dico, ho tirato fuori di tutto ho tirato fuori, ma giustamente a lui deve capitare la merda di approvvigionamento, che è così tanto facile da prendere, un cazzo di nucleo energetico. Vai! E ciao ciao 100 più con il cieco, ragazzi, è davvero... mi ha fatto rosicare davvero tanto, che gli ho scritto un messaggio, gli faccio: ma come cazzo fai a giocare ancora nel 2018 con gli approvvigionamenti? E buon, dopo tutto li capisco, ragazzi, perché sì, su BO3 sono overpower. Poi, vorrei un'altra serie di uccisioni, ragazzi. Oltre a serie di uccisioni che uccidono, vorrei quelle che praticamente non si cancellano, ma ovviamente sono un po' più alte da prendere, come quelle di Advanced Warfare. Poi le specialità MV3. Oppure Ghost, che praticamente ogni uccisione vi dava una specialità, ragazzi. Perché? Perché vorrei anch'io la Moab, però senza camperare, cazzo, per favore. Perché da quando hanno messo la Moab o la V2 Rocket League su VV2, davvero mi trovo certe partite in cui non trovi nessuno in giro, nessuno. Questi team da 6 in cui stanno tutti a camperare, proprio è una roba assurda, ragazzi, e non è giusto assolutamente. Perciò, per questo io dico, se qualcuno campera troppo per prendere una roba, dopo 5 secondi, ragazzi, che stai fermo nello stesso posto, devi per forza essere segnalato sul radar. Se usi fantasmino, usi qualsiasi cosa, devi per forza essere segnalato, ragazzi, perché non è possibile davvero. Così evitiamo un gioco molto camperato, ok? Evitiamolo. E poi tutte devono essere modificabili. Ecco, tutte quante le ricompense devono essere modificabili. Ragazzi, voi dovreste vedere la mia faccia adesso, in questo momento. Io mi sto mettendo a ridere proprio davanti a un microfono. L'ho già detto in un altro video che mi era successo la stessa cosa. Ma comunque, va bene, continuiamo, ragazzi. Tutte devono essere modificabili, perché come le armi, tutto deve essere modificabile, ragazzi, tutto, assolutamente tutto, proprio come su Advanced Warfare. E niente, ragazzi, con questo era tutto, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ditemi la vostra, come negli altri video, che sinceramente mi sono sentito davvero tanto collaborativo con voi, ragazzi, e mi sono sentito davvero tanto bene sapere che ad alcuni di voi davvero interessa. Dove cazzo? Mi è caduto la levetta del joystick ed è andata a scivolare proprio sotto il cane. Adesso lo sta leccando. Va bene, lascia stare lì. Vabbè, comunque, niente, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Buon appetito per chi non ha ancora mangiato. Sì, lo so, voi vedrete questo video magari domani, oppure alle 6 o alle 5 del pomeriggio, perché a me mi ci mette un'eternità a caricare, perciò li devo fare un giorno prima, ma oggi ho dovuto farlo per forza adesso. Niente, ragazzi, un bel like, un bel commento. Noi ci vediamo al prossimo video e... bella! Ciao, ciao! Ciao!